nuova assemblea questa mattina dei lavoratori della catena handling. Sono tante le persone che rischiano il loro futuro, ma dall'ENAC arriva un'apertura. Il presidente Riggio ha detto che chi occuperà il posto della Wingetto comunque è obbligato ad assumere questi lavoratori. Vi tranquillizzano le parole di Riggio o comunque temete? A noi ci dovrà tranquillizzare le certezze. In questo momento ci sono molte parole. Io l'invito che faccio in attesa, perché questo sicuramente non sarà un problema risolvibile a breve tempo, io quello che chiedo a tutte le istituzioni esistenti, dall'ENAC, dal prefetto, di aprire un tavolo, vero? E di programmare un protocollo d'intesa con tutte le organizzazioni, a far sì che tutti i dipendenti dell'aeroporto abbiano l'opportunità di poter girare nelle diverse aziende esistenti e non creare una disoccupazione o una problematica occupazionale, quando ci sono altre aziende che vantano in questo momento, ne beneficiano di quello che sta succedendo sulla catena. Quindi il vero obiettivo secondo me è proprio iniziare a dare cose certe, e queste sono le uniche cose che, indipendentemente dagli imprenditori, noi possiamo realizzare. Dare garanzia a questi lavoratori con un protocollo d'intesa, a far sì di assicurare sia il lavoratore a tempo determinato, ma soprattutto a quello indeterminato, di trovare il loro diritto al lavoro.